La storia del gelato si perde nei tempi. Isacco, offrendo ad Abramo del latte di capra misto a neve, inventò di fatto una forma primitiva di gelato. Alcuni attribuiscono invece la sua paternità ai cinesi, che lo avrebbero inventato ben 3000 anni prima di Cristo. Anche i romani, amanti del buon cibo, consumavano dei dessert gelati chiamati nivata e poziones. Ma senza scomodare la storia, va da sé che l'estate e il sole sono indissolubilmente legati, per grandi e piccini, alla voglia di gelato. Il 94% degli italiani lo consuma in questa stagione e tra questi il 56% una volta alla settimana, mentre ben il 30% lo mangia praticamente tutti i giorni. I gusti pigiattonati sono i classici: cioccolata, nocciola, pistacchio, bacio, crema. Dopo, come gusti nuovi che escono, ognuno c'ha un po' di fantasia. Noi facciamo la nocciutella, che è la nocciola variegata con la Nutella, facciamo un tipo di cioccolato e after eight, menta e cioccolato. Gusti alle frutte, il classico sempre limone, fragola va sempre. Il gelato è un alimento vero e proprio, adatto a tutte le età, dai bambini ai nonni, ed è piuttosto sicuro dal punto di vista igienico, perché la temperatura a cui viene prodotto e conservato fino al consumo è estremamente bassa, meno 8 gradi centigradi. C'è un gusto dell'estate, dell'anno? Vendiamo abbastanza bene la pesca e maracuja, come gusto estivo, che è abbastanza fresco.